dirvi che tutta l'Italia vi è vicino e non sarete soli in questa opera importante. Attività azzerate, abbiamo la nostra agricoltura in ginocchio, abbiamo le nostre strutture sportive, culturali, fortemente compromesse. Quello che vorrei dirvi è che tutta l'Italia vi è vicino e non sarete soli in questa opera importante. L'esigenza che si rilanci non è un'esigenza soltanto vostra, è un'esigenza nazionale, e in questo potete essere certi, vi sarà tutto il consenso e il appoggio costante, non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perché questo è il lavoro a fare velocemente, richiederà molto sforzo, richiederà impegno, ma non sarete soli in questo. Grazie per questo incontro, complimenti alla vostra esistenza. Ieri Vaticano ho incontrato il Papa, ho fatto piacere sentire nel suo discorso pubblico l'elogio ai cittadini della Romagna, un hanno reagito in maniera concreta, operosa, responsabile, come ho detto, quanto avvenuto. E volontari, a tutti coloro che hanno le forze dell'ordine, dei nostri compiti militari, a tutti coloro che hanno collaborato, continuano a collaborare con grande fatica e impegno, senza ritardarsi, senza soste, ma la riconoscenza della Repubblica in maniera la più alta. Voi avete ritrovati in quelle ore drammatiche in una condizione totalmente imprevista, non soltanto per la imprevedibilità di quanto avvenuto, non soltanto per la condizione totalmente inattesa, improvvisa, ma anche per l'esigenza di assumere nell'arco di poche ore decisioni sovente coraggiose, alle volte del tutto nuove, decisioni che rispondessero all'interesse della comunità, dei vostri cittadini, cercando di farle comprendere a tutti loro. È stata un'azione preziosa, ma non è stata l'unica che avete fatto. I sindaci siete stati il punto di riferimento per non vedersi animo, per non crollare della fiducia nella demotivazione del smarrimento dei vostri concittadini. L'hanno dato a voi in quelle ore, per orientarsi, per vedere cosa fare, cercare un punto di riferimento che li conducesse verso l'uscita dall'emergenza e adesso un punto di riferimento che li conduca verso la ricostruzione piena, la piena ripresa del territorio. Non sarete soli. Voi, i vostri cittadini, avete accanto le sezioni nazionali, per quanto mi riguarda, la vostra fiamma.